Oggi ho il piacere di introdurre questo webinar dedicato alle PEC e alla loro registrazione, sostanzialmente. Un webinar che nasce grazie al progetto Informazione e Formazione per la Transizione Digitale Italia Login e in particolare la linea 3, Dati e Documenti delle PA. Un webinar che Formez PA ha organizzato a supporto di Agid, dell'Agenzia per l'Italia Digitale, e che fa parte di un ciclo di webinar sui temi della gestione documentale. Cercherò ovviamente di essere non breve ma brevissima, ci sono più relatori oggi e intanto li ringrazio fin d'ora, così come ringrazio tutti voi per essere intervenuti o per stare intervenendo a questa iniziativa. Con i nostri relatori oggi parleremo delle PEC, del loro diverso uso e del loro trattamento, della norma e della prassi, nonché dei problemi che si possono generare in sede di registrazione di protocollo. Brevissima pausa per sapere se va tutto bene e se mi sentite. Se tutto è a posto, penso di sì, non leggo altre risposte. Sappiamo tutti, credo tutti almeno, che cos'è la posta elettronica certificata, cioè uno strumento o un servizio particolarmente utile che, a differenza della posta elettronica ordinaria, ha il valore, come si dice, quello su cui più si punta l'attenzione, che ha il valore di una raccomandata con ricevuta di ritorno e che ha valore legale. La PEC è un'alternativa alla raccomandata con l'avviso di ricevimento, ne ha lo stesso valore legale, con il vantaggio che per spedire un messaggio tramite PEC non è necessario andare alla posta o fare la fila, per esempio, ma basta un PC e altri dispositivi mobili. Sappiamo che appunto l'attestazione della spedizione della consegna al destinatario si ha nella propria casella e si hanno le ricevute elettroniche e inoltre, rispetto ai mezzi tradizionali, la posta elettronica certificata garantisce anche l'integrità di contenuto e molto altro, di cui ci parleranno abbondantemente e sicuramente in profondità i nostri relatori di oggi. Sarà per questi motivi o per altri che appunto che avremo modo di sentire nel corso del webinar che nelle pubbliche amministrazioni la posta elettronica certificata ha avuto un incremento davvero notevole, definito veramente esponenziale. In particolare credo di poter dire che ancora di più negli ultimi 2 anni, dal periodo diciamo della chiusura totale della pandemia in poi, l'incremento è stato sempre più esponenziale. Questo incremento dell'uso delle PEC è certamente positivo in quanto ha fornito e continua a fornire un rilevante supporto alla transizione digitale. Per altro verso, però, pone sicuramente a tutti noi nuovi casi e nuove problematiche in sede di registrazione di protocollo. E chi lavora nel settore sa bene quante siano le problematiche legate alla registrazione di protocollo delle PEC. L'obiettivo generale del webinar di oggi è quello di fornire un primo inquadramento della materia ed anche però presentare al tempo stesso una serie di casi reali di cui accompagnati appunto da indicazioni per un trattamento corretto delle PEC nel sistema di gestione documentale. Vedremo infatti oggi insieme diverse tipologie di questi problemi relativi ovviamente alla registrazione di una PEC, dai problemi di descrizione dell'oggetto della registrazione a quelli di attribuzione della responsabilità, ai problemi creati da emittenti e altri ancora. Cosa succede se via PEC arriva un messaggio con un documento allegato da parte di Mario Rossi, ma alla PEC è presumibilmente quella della sorella? O anche se l'indirizzo PEC da cui proviene il messaggio o il documento, scusate, è passato la slide, o anche se il documento, se l'indirizzo da cui proviene il messaggio, il documento di Mario Rossi riporta nomi di fantasia.
Vedremo tutto questo, ma passo subito, come detto, brevissima a presentare i nostri ospiti con cui parleremo e che ci porteranno davvero nel vivo della questione. Innanzitutto, parleremo del contesto regolamentare in cui si inserisce la gestione documentale, così come si inserisce lo specifico tema di oggi. E di questo ci parlerà Luigi Avena, che invito adesso ad attivare la sua webcam, Luigi Avena dell'Agenzia per l'Italia Digitale di Agid. A seguire avremo Gianni Penso Doria, che è dirigente dell'Università degli Studi dell'Insubria, è responsabile scientifico di Procedamus ed è molte altre cose ancora, nonché archivista di chiara fama. Gianni ci introdurrà l'argomento specifico delle PEC, raccontandoci tutto su questo strumento servizio e sulle norme che si sono susseguite e sulle prassi che dall'introduzione della PEC in poi si sono manifestate. Passeremo quindi ai casi pratici di descrizione, registrazione e gestione con Chiara Cabbia, responsabile del servizio archivio di Ateneo e flussi documentali dell'Università IUAB di Venezia. Come sempre potete scrivere nella chat, siete tanti e immagino che oltre agli interventi il tema e i nostri relatori susciteranno molte domande interessanti. Vi invito quindi a scriverle nella chat. Alla fine del seminario abbiamo previsto uno spazio dedicato alle risposte da parte dei relatori. Siccome siete tanti e per poter rispondere a più domande possibili, vi invito fin d'ora a porre possibilmente solo domande relative allo specifico argomento trattato. Come sempre, le slide e la registrazione dell'evento saranno disponibili alla fine o comunque a breve dopo la fine. E do quindi il benvenuto e la parola a Luigi Avena di Agid e auguro buon lavoro a tutti quanti. Buongiorno a tutti, ringrazio Alessandra per la presentazione. Io sono Luigi Avena di Agid e faccio parte del servizio documentali e modelli di marcatura, che è quel servizio di Agid che ha curato la predisposizione e la realizzazione delle linee guida sul documento informatico di cui parleremo. Diciamo di cui l'argomento di oggi è una parte. Perché una parte? Perché diciamo tutto inizia con la PEC. È importante diciamo, definire il fatto che le amministrazioni gestiscono documenti, i documenti in qualche modo devono entrare all'interno del dominio dell'amministrazione. Noi come Agid abbiamo voluto in qualche modo continuare l'azione che facciamo da tempo nel supporto alle amministrazioni e diciamo, abbiamo promosso con il supporto del Formez una serie di webinar che riguardano tutte queste tematiche della gestione documentale, nel mio caso, in altri casi diciamo, Luigi, tutte le tematiche che scusami, riguardano l'audio, l'igienizzazione. Luigi, scusa se ti L'obiettivo è quello di. interrompo, l'audio non funziona tanto bene. Forse puoi avvicinarti o allontanarti dal microfono, si sente a tratti. Con le cuffie. No, si sente proprio Ah, è a troppo tratti. forte? Non so se è un problema. Va bene, comunque volevo dire, se avete problemi. Ok, hanno problemi di. Provo a togliere le cuffie, vediamo un attimo. Mi sentite meglio? Ah. Dicono anche quando parlo io. Mi sento ora? Mi Sì, Luigi, io ti sentite? sento, non so, io ti sento adesso. Ok. Stavo dicendo, quindi riguarda una serie di azioni che sta facendo Agid per supportare le amministrazioni.
Scusate, prossimo relatore e poi magari ci riconnettiamo nuovamente con se Gianni, se ti vuoi collegare per cortesia, poi magari Certo, recuperiamo sono l'ultima qua. alla fine. Ti Allora, grazie ringrazio. dalla regia, se, ecco, ottimo. Buongiorno a tutti anche da parte mia e grazie ad Agid e Formez per questa opportunità. A me è stato chiesto di proporvi una panoramica sulla gestione documentale con una vista in modo specifico sulla posta elettronica. E tra parentesi anche quella certificata. E quindi il mio sarà più un excursus in sostegno a quello che poi dirà la vera protagonista di oggi, che è la dottoressa Chiara Cabbia. Però prima di iniziare, mi preme darvi due indicazioni di tipo banalissimo che riguardano da un lato l'archivistica, dall'altro la diplomatica. La posta elettronica in sé, non importa se certificata o elettronica semplice o altro, ad esempio la CECPAC o altre cose, non è un documento amministrativo, o meglio, non si configura in sé come un documento amministrativo. Certo, è un documento informatico, ma non è un documento amministrativo di per sé. Semmai è un vettore, cioè un qualcosa dedicato a trasportare un veicolo quindi di comunicazione, non solo di documenti, ma anche di contenuti, che possono essere di rilevanza giuridico-probatoria, ma anche no. In altre parole, via posta elettronica o via PEC, adesso ultimamente facciamo girare anche pubblicità, facciamo girare anche addirittura dei virus. Quindi non è necessario considerarla comunque un documento amministrativo soggetto a registrazione. Questa è una cosa importantissima da dire che poi avrà delle conseguenze su quello che vedremo tra poco. E visto che siamo nell'ambito della posta elettronica certificata, la PEC non fa altro che aggiungere una prova. Qual è la prova? Di avvenuta spedizione, ma anche di avvenuta consegna. E riguarda questo anche l'avvenuta consegna di documenti o di contenuti ben identificabili. Prima, chi di voi ha qualche anno di età nell'amministrazione pubblica sa che in caso di scadenze particolari o di termini perentori, il concorso deve. Per partecipare al concorso dobbiamo presentare la domanda entro il e non oltre. Una volta esisteva anche la prassi, in carenza di documentazione, di mandare comunque la domanda e poi di inviare una raccomandata vuota. Oggi con la PEC, quindi per terminare avendo la cartolina di ritorno, l'avviso di ricevimento si chiama così, io provavo di aver depositato qualcosa, ma non che cosa. Ecco, con la PEC facciamo un passo in avanti perché parliamo anche di verifica dei contenuti trasmessi, non soltanto di una busta di trasporto. Prima ancora di entrare nel merito, a me piace fare, soprattutto con gli studenti, un esercizio molto semplice, spiegando che cos'è la famosa chiocciola che molti continuano a chiamare et, ma in realtà è un termine che non riguarda l'inglese, riguarda il latino. At significa presso. Quando hanno creato la separazione tra il nome utente, tra l'account e il dominio, quindi per esempio chiocciolaformez.it, è stato introdotto questo simbolo che rappresentava il simbolo da un lato dell'anfora, un'unità di misura, ma da un lato una sorta di indirizzo, è quello che diventa il presso qualcuno. Per cui se il mio account è chiocciola, quindi @uninsubria, scusate, .it, diventa presso quell'ente, quel soggetto e quant'altro. Se provate a scrivere la chiocciola, la at,
Latina dovete fare riferimento al fatto che si tratta di un nesso paleografico, per cui è una A con una T sormontata o una D di tipo unciale. C'è un bellissimo articolo sul web, qui trovate il link, fatto dall'Accademia della Crusca, che spiega un po' questa origine. Quindi non è latino, non è simile a uno schwa, ma basta semplicemente scrivere una A corsiva come facevamo alle scuole elementari e cerchiarla in tondo. E il nostro legislatore ha chiarissima la definizione dell'email, del concetto di posta elettronica. Guardate, c'era già addirittura nel codice privacy, quindi messaggi che contengono testi, voci, suoni, immagini trasmesso attraverso una rete pubblica, qui è già difficile la definizione, di comunicazione. E poi aggiungeva alcune cose. Alcuni orpelli che non servono, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente fino a quando il ricevente non ne ha preso conoscenza. Oggi sappiamo che con la PEC anche la trasmissione e ad esempio la non apertura da parte di un destinatario non comporta la mancata ricezione. È tuttora un documento spedito e attivato quando viene consegnato nella casella dichiarata o, se preferite dirla in giuridichese, nel domicilio digitale eletto, questa si intende anche come consegnata. E il DPR, cioè il regolamento sulla posta elettronica certificata, dava anche una definizione di posta elettronica, cioè un sistema elettronico di trasmissione non di contenuti, ma di documenti informatici. Quindi se leggete questa definizione che è presente nel regolamento PEC, fatto ancora diversi anni fa, trovate che appunto la vera origine della PEC riguarda il vero ruolo della PEC è quello di trasmettere documenti. All'interno di quel DPR c'è anche la definizione di posta elettronica certificata, cioè un documento informatico non amministrativo, un documento informatico composto dal testo, si dice body message, dai dati di certificazione e dagli eventuali altri documenti allegati. Ecco, noi sappiamo oggi che il messaggio di PEC è un complesso di membra fatto dal testo, dalle prove di avvenuta spedizione e di avvenuta ricezione. E per quanto riguarda invece questi sistemi così, diciamo così, diffusi oggi, abbiamo anche un legislatore particolarmente attento a definirne in maniera, ad introdurre nel nostro ordinamento, molti tasselli che poi ritroveremo nel nostro codice dell'amministrazione digitale. Se fate riferimento alle date, qui siamo a un mese esatto da quello che sarà il CAD. Con il decreto legislativo del 7 marzo del 2005, numero 82. Per cui, parlando di sistema, il legislatore dice la nostra PEC è qualsiasi sistema di posta elettronica nel quale fornisco le prove di invio e di consegna. Ma anche il decreto di fine 2005 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero sulla Innovazione Tecnologica di allora, c'era Lucio Stanca se non ricordo male, diceva che la casella di posta elettronica inserita all'interno di un dominio di posta elettronica certificata e alla quale è associata una funzione che rilascia la consegna di avvenuto ricevimento di questi messaggi è la PEC. Quindi abbiamo un'ulteriore definizione, probabilmente un po' esorbitante, ma c'è. Non solo, ma nell'allegato a quel decreto veniva ulteriormente specificata il concetto di posta elettronica certificata, il concetto di PEC. Come vedete, sono parole aggiuntive rispetto a quello che vi dicevo prima. Ma recentemente, più venendo in qua nel tempo, siamo alla, se non ricordo male, la terza modifica ufficiale del CAD, quella del 2010, quella corposa del 2010, e alla definizione dell'articolo 1 viene messa questa di PEC, appunto, un sistema di comunicazione, non più quindi un documento informatico, in grado di attestare
l'invio e l'avvenuto ricevimento, l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica, con un'aggiunta molto importante, cioè di essere opponibile a terzi, quindi di essere prova, di avere capacità probatoria. Due parole brevissime sull'uso esponenziale che noi utilizziamo, con il quale noi utilizziamo la posta elettronica certificata. Ecco, perfino la regina Elisabetta, ce lo ricordava qualche giorno fa Belisario, fu una delle prime, il primo regnante a spedire un messaggio mail via ARPANET, e la prima mail fu scambiata, pensate, nel 1971. Oggi noi, secondo dei dati stimati, ogni giorno scambiamo più di 200 miliardi di mail. Basta leggere semplicemente le vostre caselle, fate un po' la moltiplicazione e siamo al dato che vi ho fornito poc'anzi. Il problema qual è? Che nelle amministrazioni pubbliche, ma anche nelle relazioni tra privati, il 75% delle informazioni vitali, quelli cioè rilevanti ai fini procedimentali, passano via mail. Noi ci scambiamo troppe email e soprattutto abbiamo tanti partigiani che scrivono email e ci fanno perdere un sacco di tempo nel rispondere a queste cose che potrebbero essere risolte tranquillamente o con una telefonata o con un incontro, semplicemente attraversando e fare una trentina di passi nella stessa stanza. Quali sono le poste elettroniche che sono transitate in Italia, oltre alla PEC? Tenete presente che la PEC attualmente è soltanto un oggetto italiano. Il resto del mondo aveva il Secure Smime, non aveva la PEC. Forse ricorderete che ogni tanto veniva messo nei precedenti sistemi di posta elettronica un alert, un avviso. Il mittente ha chiesto di confermare la ricezione del messaggio. E ovviamente il costume italico risponde: no, neanche morto, gli clicco ok. In realtà nel mondo scientifico, nel mondo accademico, questo modello di comunicazione, evitando la PEC, ma quindi utilizzando semplicemente questo tipo di attività, è comunissimo, ma non serve a controllare il destinatario, serve semplicemente ad aggiungere un sistema di verifica che effettivamente quel saggio, quell'articolo sia stato tranquillamente ricevuto. Posta elettronica la chiamiamo in tanti modi, convenzionale, standard, semplice. Poi è arrivata anche a un certo momento la posta elettronica ibrida. Poi abbiamo con lo stesso acronimo PEI la posta elettronica istituzionale, la casella istituzionale, poi la PEC, con addirittura il governo, il ministro Brunetta nel primo governo Berlusconi, se non ricordo male, nel secondo governo Berlusconi, chiedo scusa, venne istituita la CECPAC, la comunicazione elettronica certificata tra PA e cittadini, che in realtà era una simil PEC, diciamo, con meno appeal. Poi addirittura il processo civile telematico via PEC, con tutti i problemi che hanno avuto successivamente con la PEC unica, con il sito di ACI e INPS, ne faremo accenno tra pochi minuti. Questa è la normativa addirittura sulla posta elettronica che pensate risale nel campo della gestione documentale addirittura nel primo provvedimento contenente le regole tecniche sul protocollo informatico. Non dimentichiamoci che oggi siamo qui per le linee guida, ma anche per gestire i documenti all'interno di un sistema documentale. Poi la dottoressa Cabbia vi farà ampia, ampia illustrazione di tutta la casistica. E poi abbiamo il DPR 445, il TUDA, che contiene indicazioni sulla posta elettronica, la direttiva che obbliga a, tra virgolette, dematerializzare alcuni documenti, per esempio la richiesta di ferie, si fa solo attraverso la posta elettronica o a livello interoperabile. E le linee guida in materia di digitalizzazione e pensate addirittura il codice privacy. Quando venne chiesto
chiamato a, diciamo, disciplinare l'uso di internet e della posta elettronica sui luoghi di lavoro. Che cosa diceva sostanzialmente, cosa dicevano sostanzialmente le regole tecniche sul protocollo informatico di allora? Bene, che lo scambio di questi documenti, all'epoca, lo ricordo, non è una cosa di poco conto, non c'era ancora la PEC. La PEC avrà bisogno di altri 5 anni, ma il legislatore dell'epoca, con il DPCM del 31 ottobre 2000, prevedeva proprio l'utilizzo di quel protocollo che vi dicevo prima, utilizzatissimo in ambito scientifico, per i sistemi di trasmissione di documenti in maniera affidabile. E da questo punto di vista, le regole tecniche, come vedete, disciplinavano moltissimo la procedura di acquisizione e di registrazione e addirittura la introduzione nell'indice delle amministrazioni pubbliche della nostra casella di posta elettronica. E qui, vedete, prosegue un po' l'attività di gestione del nostro percorso all'interno documentale. La nota più importante che contiene quest'articolo 15 è il comma 6, cioè ciascuna amministrazione deve determinare in maniera autonoma come si le modalità, le procedure di inoltro e di assegnazione. In realtà, qui c'è un errore tecnico, la legge 241 sul procedimento amministrativo parla di smistamento ad una UOR, quindi si smista ad un ufficio, e di assegnazione ad un RPA, quindi si assegna ad un nome e cognome e si smista a un ufficio. Ecco, vi dicevo del garante per la protezione dei dati personali, a cui interessava in modo particolare proteggere il lavoratore. Il garante parla addirittura di dignità umana con la PEC. Ecco, qui altro non fa il garante che ricordare che tutti i messaggi di posta elettronica, sia normale, quindi sia istituzionale o semplice o standard, sia PEC, sono corrispondenza. E qui non soltanto è intervenuto il codice dell'amministrazione digitale, in modo particolare all'articolo 49, con la rubrica sulla riservatezza dei messaggi di posta, in generale della posta elettronica come documento, come corrispondenza, ma anche l'articolo 616 del codice penale. Violare una casella di posta elettronica significa violare la corrispondenza di una persona, tant'è, vedete, che addirittura se n'era occupato diversi anni prima il Tribunale di Roma sui messaggi di posta elettronica, e da qui Cassazione penale più volte, anche Cassazione civile più volte per quanto riguarda la violazione della corrispondenza elettronica. Questo è l'articolo del CAD proprio sulla segretezza della corrispondenza che vi ho appena accennato e che troverete nei materiali che Agid e Formez vi metteranno a disposizione. E arriviamo a uno di quegli esempi classici in cui avevamo proprio dei problemi come sistema paese riguardo alla casella di posta elettronica certificata. Perché all'epoca, siamo circa 10 anni fa, vedete, era quasi impossibile. Questo è un articolo per Forum PA scritto diversi anni fa assieme ad Andrea Lisi. Era impossibile registrare una casella di PEC all'indice tutta in maniera digitale. Quindi veniva chiesta in qualche modo l'esibizione di un documento analogico tradizionale. Veniamo adesso a una delle questioni più importanti per quanto riguarda il mondo dell'email e della PEC nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, tenendo presente una cosa fondamentale. Stiamo parlando di uno strumento oggi in evoluzione europea, poi da ultimo chiuderemo con lo standard ETSI legato proprio alla trasformazione della PEC italiana in modalità europea. Con il dire che comunque le comunicazioni, istanze, semplici dichiarazioni,
download di documenti avverranno sempre di più attraverso i portali, attraverso i servizi quali per esempio l'app Io, il sistema Speed e via discorrendo. Quindi non sarà più necessaria la trasmissione via PEC. Però c'è un'evoluzione importante perché questa evoluzione richiede alcuni caveat, alcuni accorgimenti a tutela della rilevanza giuridica di questi strumenti. Ecco, lo stesso CAD, il codice dell'amministrazione digitale, ha due articoli differenti, uno sulla posta elettronica normale, standard, che chiameremo cooperazione applicativa in qualche modo, o se preferite interoperabilità o quant'altro, e riguarda l'articolo 47. Un articolo invece del CAD, in modo particolare, l'articolo 48, è dedicato alla PEC. Ma se io produco un'istanza ad un'amministrazione pubblica, devo intercettare almeno due discipline distinte. Quella dei documenti amministrativi, che per quanto riguarda le istanze è incardinata nell'articolo 38 del testo unico sulla documentazione amministrativa, il 445, e per quanto riguarda le istanze in via telematica, devo fare riferimento a quanto rubricato nell'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale. Quindi vanno intersecate questi due tipi di attività. Venendo a quello che vi dicevo prima sulla posta elettronica semplice, il CAD dice in maniera molto lineare che le comunicazioni tra le amministrazioni pubbliche avvengono di norma tramite i sistemi di cooperazione applicativa, a patto di verificarne la provenienza. Qui siamo nel 2005, siamo esattamente a 10 anni dall'introduzione del regolamento europeo sull'identità, di eIDAS o eIDAS, come volete chiamarlo, in cui addirittura possiamo considerare un messaggio di posta elettronica come una identificazione, quindi come una firma elettronica semplice. Per quanto invece riguarda le attività di identificazione, queste, come vedete, nel mondo della PEC, della posta elettronica certificata, sono già differenti perché a me non serve più dare prova di qualsiasi evidenza informatica, perché è il sistema che mi garantisce la trasmissione e la ricezione. A questo punto si impone una breve considerazione riguardo al titolare della PEC. Non è mica necessario che un documento informatico venga trasmesso dal titolare, dei poteri di firma anche come titolare della casella PEC. Tradotto in maniera molto semplice, mia sorella può mandare a nome mio o viceversa un mio documento informatico con la sua casella PEC. Come vi dicevo iniziando questa chiacchierata con voi, la casella di PEC è una busta, è un vettore, è un veicolatore, ma il contenuto è quello che a noi interessa maggiormente, perché la casella di PEC trasmette un contenuto sotto forma di documento sottoscritto in maniera digitale, come volete voi, ma è quello che fa fede probatoria rispetto al contenuto giuridico. La PEC semplicemente attesta in che data è stato spedito e a che ora e in che data è stato consegnato. Quindi, per quanto riguarda questa attività, addirittura il CAD introduce il concetto di notifica e questo, vedete, varrà in modo particolare per il processo civile telematico ed è questo comma, il comma 2 del 48, modificato proprio nel 2010. E non solo, ma per quanto riguarda la datazione, abbiamo anche un DPCM che poi verrà regolato sulle certificazioni, cioè sulle prove che ci servono per avere la data
e l'ora di trasmissione e di ricevimento. L'articolo 65 di cui vi parlavo prima ha avuto una vicenda tormentata. Se andate a leggere in trasparenza le modifiche al CAD, vedrete che moltissime di queste si concentrano sugli articoli dal 20 al 23, 20, 20, 21, 22, 23, 23 bis, ter, eccetera, eccetera, e anche sull'articolo 65. Quindi quando io vedo il codice dell'amministrazione con una prospettiva di gestione documentale, sono quelli gli articoli sui quali trovo sicuramente riferimento per le condizioni e per le procedure di identificazione del tema di oggi. Tenete presente anche che questo articolo che vi sto mostrando, questo comma che vi sto mostrando, il famoso comma C, la lettera C bis, riguardava proprio la trasmissione mediante casella di PEC. Perché? Perché mi dice il legislatore, devi previamente identificare il titolare dei poteri di firma. Se fate un passaggio nel tempo a 15 anni fa, troverete molti provider che non identificavano l'identità di un soggetto, bastava semplicemente allegare un documento di identità. Come se io andassi oggi in internet, mi facessi una casella di posta elettronica certificata con il documento di qualcun altro. Ecco, questo in realtà era possibile allora. Per quanto invece riguarda le registrazioni nell'ambito della gestione documentale, vi ricordo che all'articolo 40 bis veniva previsto espressamente di registrare le mail, le caselle di posta elettronica, i messaggi di posta elettronica. Ecco, in questo caso le amministrazioni intelligenti non registrano tutto in maniera alluvionale, ma fanno una selezione. Perché laddove io riceva una PEC o una mail con scritto grazie della collaborazione, restando alla lettera della norma, dovrei registrarla. E invece no. Quindi il buon protocollista ha un manuale di gestione che identifica i casi anche di esclusione di queste attività. E soprattutto la conservazione si basa sui caratteri di autenticità dei documenti che vengono conservati e mandati in conservazione. Del resto non mi servirebbe a nulla mandare in conservazione contenuti privi della caratteristica di identificare, che poi renda possibile identificare l'autenticità, o meglio, le prove dell'autenticità. Ecco, quindi dobbiamo pensare anche quando mandiamo in conservazione questi oggetti a tutte queste problematiche. E tenete presente che continuiamo ancora a fare fatica, tantissima fatica, a accettare la comunicazione in ambiente digitale esclusivo. Guardate questa pubblicità, era di qualche anno fa. Difendi i tuoi diritti, mandaci la tua mail, ma mandacela via fax. Ecco, mandare una mail via fax è un insulto allo stesso concetto di mail. Se ti mando la mia mail, te la mando via mail. Non devo per forza utilizzare il fax, anche se, per quanto possa sembrarvi strano, il fax, il telefax, è un sistema di posta elettronica che usa il modem proprio per modulare e demodulare in impulsi binari, gli impulsi telefonici. Tant'è, guardate che ancora nel 2009 nelle amministrazioni pubbliche si scriveva, ultima riga, se avete ricevuto questa mail per errore, siete pregati di rispedire la stessa al mittente. Cioè, se ricevo la mail, devo rimandare la mail al mittente rispedendo un'altra mail, basta semplicemente cestinarla. Ma ancora così, guardate, qualora abbiate ricevuto erroneamente un messaggio a voi indirizzato, il messaggio dovrà essere distrutto, e qui è comprensibile, o restituito. C'era poi una proliferazione delle vignette sulle PEC, vedete, nel periodo in cui veniva lanciata questa attività. Mi resta ancora pochissimo tempo
Per parlarvi di un'altra cosa che mi interessa e poi diamo la parola a Chiara. È un documento amministrativo? No, l'abbiamo visto prima, dipende dal contenuto. Posso mandare qualcuno in copia nascosta? No, è la negazione della PEC. Eppure, guardate che molti sindaci, assessori, dirigenti chiedevano la PEC soltanto come tratto distintivo, tratto distintivo. Qui troverete anche le slide sullo stato civile e soprattutto questo quaderno di CNIPA, fatto molto bene allora, proprio sulla PEC. Da ultimo, guardate queste tre circolari del Dipartimento per la Funzione Pubblica. Sono tutte del 2010, la 1, la 2 e la 12. Sono tre circolari differenti a livello diplomatistico, hanno il sigillo in un modo, i caratteri in un altro. Ma soprattutto l'ultima tratta dei concorsi pubblici, del rapporto tra PEC e concorsi pubblici. E qui avviene una forma di violenza nei confronti della PEC. Perché? Perché all'epoca viene stabilito che inviare una PEC significava mandare un documento sottoscritto e quindi addirittura pensando di sottoscrivere gli allegati. No, io sottoscrivo le prove di spedizione della mia istanza di partecipazione al concorso, ma non ho sottoscritto degli allegati, perché sotto i profili della regolarità della domanda io devo fare riferimento alla firma digitale, ma devo avere anche una regolarità nella trasmissione e in questo caso faccio riferimento alla PEC. Eppure qui fu un dibattito, devo dire, accesissimo anche a livello governativo. Perché? Perché qui di questo passaggio vi parlerà la dottoressa Chiara sulle raccomandazioni di Aurora sulla PEC, anche perché nel sistema di gestione dei documenti vi fu uno scontro tra il ministro Gelmini, all'epoca all'istruzione, e il ministro Brunetta proprio per partecipare ai concorsi. Oggi, ed è questa la slide di chiusura che però qui non riesco, eccolo qua, scusate che l'abbiamo visto adesso e poi chiudo. Eccolo qua, vi fu questo scontro tra Gelmini e Brunetta proprio sull'utilizzo della PEC nei concorsi. Oggi che cosa siamo di fronte? A un'evoluzione della PEC. A un'evoluzione della PEC che in base a uno standard diventerà non più soltanto italiana e di un altro paese al mondo, ma diventerà europea, con una particolarità che riguarda proprio il controllo sulla cosa che più sta a cuore al mondo digitale e al mondo giuridico, cioè l'affidabilità, la provenienza. Ecco, ci stiamo arrivando, avremo una transizione dal mondo PEC italiano al mondo della PEC, non chiameremo più così PEC, ma a livello europeo, per fare sì che questo sia veramente un contesto di assoluta interoperabilità. Conclusioni brevissime, la casella PEC è soltanto uno degli strumenti dell'amministrazione digitale e anche abbastanza residuale ormai. Va utilizzata insieme al documento informatico, cioè quello sottoscritto digitalmente, è e deve restare un vettore qualificato, eliminando anche la struttura giuridica della famosa sottoscrizione elettronica riguardo agli allegati. Ecco. Io resto ovviamente a vostra disposizione. Mi sembra di aver sforato forse di un minuto. Grazie e buon lavoro. Grazie a te Gianni, se sempre molto molto chiaro e grazie per quello che hai detto e grazie anche per i materiali che naturalmente ci andremo tutti quanti a leggere con attenzione anche in seguito. Ripeto a tutti, colgo l'occasione, viste le molte domande, che le slide e la registrazione dell'evento saranno disponibili alla fine del webinar. E do subito la parola a Chiara Cabbia per proseguire appunto con la casistica. Prego Chiara di collegarsi e con la casistica vediamo un attimo come appunto le PEC vanno o non vanno registrate, appunto i famosi PEC
peccati di protocollo di cui al titolo del Buongiorno, webinar di vedo oggi. Grazie ancora Gianni. live, Chiara, puoi va bene, attendo un collegarti? minuto. Eccoti qua. Dite. Chiara, ti sentiamo poco. Purtroppo ti sei fermata. Prova a disconnettere il video, Chiara, se ci senti. Magari. Niente, non ci sono. Non ci sono. Vediamo se Chiara intanto. Nel frattempo, forse potremmo nel frattempo passare in attesa del collegamento di Chiara. Prego i colleghi di fare qualche verifica. Direi che possiamo richiamare Gianni e magari cominciare a rispondere a qualcuna delle domande che sono arrivate nel corso del suo intervento. Certo, sono a vostra disposizione. Se sei d'accordo, Gianni, in Io attesa sono della sempre connessione di allineato, Chiara. sempre senza problemi. Ok, va bene, ti ringrazio. Allora, una delle prime domande è stata chiedevano qualche delucidazione relativamente all'invio di istanze via PEC alla PA, ovviamente riferendosi all'articolo 65. La confusione viene rispetto alla versione precedente dove si parlava di PEC rafforzata, la cosiddetta PEC-ID, mentre qui si parla, dicono genericamente, di PEC. Si è fatto un passo indietro? È la domanda. No, no, nessun passo indietro, anzi, non c'è nessuno che abbia affrontato un tema fondamentale. Per le istanze ci sono i portali. Io tecnicamente potrei mandare anche Mi un'istanza sentite? senza PEC, senza Non PEC, sento. mandando semplicemente. Prego. No, Chiara diceva se la sentivamo. Comunque no, finisci questa Sì. risposta a Dicevo, Gianni, poi proseguiamo con il posso tema. tranquillamente mandare un'istanza Non via so se posta mi elettronica? Sì. sentite. Sì, Chiara, ti sentiamo. Finisco soltanto di esporre la risposta e Finisce, poi sì. diamo la parola a Chiara. Dicevo, posso mandare un'istanza ad un'amministrazione pubblica anche via posta elettronica semplice. La devo mandare via PEC esclusivamente quando ho bisogno di una ricevuta di ritorno. Ma io posso mandarla anche assolutamente via mail chiedendo espressamente il numero di protocollo. Riuscite Laddove a sentirmi? io abbia la ricevuta di protocollo, è Sì, totalmente mi si ininfluente anche sente la via trasmissione via slide. PEC. Oggi le attività più importanti che riguardano la gestione documentale non si basano su questi canali, passatemi il termine, un po' arretrati di posta elettronica. Si usano i sistemi di cooperazione applicativa, oppure, per esempio, si fanno le domande di concorso direttamente online. Mi sembra che già la normativa italiana sta prevedendo questo. Nel mondo universitario è già da tempo che molti concorsi si fanno direttamente caricando i documenti online, ma anche se ci pensate all'e-procurement, alle gare, è tutto quanto tramite dei sistemi che non utilizzano più la posta elettronica, non importa se certificata, per la trasmissione di istanze. Grazie Gianni, Chiara sei collegata, vuoi provare a Sì, intervenire? certo. Certamente. Mi sentite tutti adesso? Prima mi ha buttato fuori Meglio. improvvisamente. Bene, ok. Adesso meglio, Tu? ti sentiamo, Ok. prova a parlare così vediamo se Sì. riusciamo. Eccoci qua. Mi sentite tutti? Buongiorno. Siamo a posto? Posso andare? Bene. Allora, inizierei con questa carrellata di casistiche e problematiche sulle PEC. Dunque, io ho avuto un incarico da Formez appunto per presentarvi una serie di casistiche, di problematiche legate alla registrazione delle PEC che quotidianamente ci troviamo a dover gestire. Prima di partire con la casistica,
Direi che vi faccio un po' di... Ok, si sente meglio. Vi faccio due premesse. Prima di tutto, siamo in tantissimi oggi collegati e le tipologie di enti sono molto diverse. Nel nostro Ateneo, la posta elettronica certificata è integrata con il sistema di gestione documentale, per cui quando noi del protocollo ci troviamo a dover protocollare una PEC, la troviamo già all'interno del sistema di gestione documentale. Provo a scollegare il video, magari mi si sente meglio, vediamo. Proviamo così. Quindi dicevo, noi abbiamo il nostro sistema di gestione documentale che è integrato con la casella di posta elettronica certificata dell'ente. Quindi cosa succede? Quando arriva, benissimo, vedo che l'audio va meglio, quando arriva una PEC, noi ce la troviamo già all'interno del sistema di gestione. Per cui accediamo al sistema, trattiamo la PEC e la registriamo. Immagino però che per alcuni di voi la situazione sia diversa, magari vi trovate a gestire direttamente la PEC dalla casella di posta elettronica certificata. Le casistiche sono sempre le stesse, forse le modalità di registrazione possono essere diverse, più macchinose. Altra premessa che vi voglio fare è che le problematiche legate alla registrazione di protocolli di una PEC sono sicuramente comuni a tutti gli enti, no? Però le soluzioni che vi proporrò sono sempre soluzioni personalizzate. Perché? Per due motivi principalmente. Prima di tutto bisogna capire qual è il... si sente male? Mi dicono che si sente male, non so se posso continuare comunque. Personalizzati, appunto, dicevo, perché prima di tutto bisogna vedere quali sono le funzioni che hanno. Prego. No, sì, non si sente benissimo, si sente meglio di prima, ma abbiamo anche io adesso mentre parlo un eco. Proviamo ad andare avanti, Ok, dai. proviamo. Dicevo appunto che sono personalizzate le soluzioni perché noi comunque ci rapportiamo sempre continuamente con i nostri colleghi, con i nostri stakeholders, diciamo così, cioè gli utenti che utilizzano il sistema di gestione documentale e nelle registrazioni un po' ci accordiamo sempre, ci rapportiamo con loro, ci accordiamo con i colleghi. Ma anche appunto dipende da quali sono le funzioni che hanno i vostri sistemi di gestione documentale, i vostri sistemi di protocollo. Le cuffie o microfono dedicati? Se volete provo con un paio di cuffie, ditemi voi cosa devo fare, vado avanti? Guarda, Chiara, ti suggerirei di fare un attimo questa prova. Ok, un attimo che prendo delle cuffie, aspettate un secondo. Sì, nel frattempo poco io ho una domanda a Gianni, così guadagniamo tempo. E una domanda abbastanza utile, credo, per tutti. Cioè, un documento allegato ad una PEC, anche se non è, se è firmato digitalmente, ha valore legale. Se non è firmato digitalmente, scusate. Sì, è una domanda molto importante perché, Credo abbastanza diffusa, sì, Gianni, perché di pure. fatto è in qualche modo la quintessenza della negazione della firma digitale. Allora, se proviamo a fare il parallelismo in ambiente tradizionale, in ambiente analogico, se io mando un'istanza ad un'amministrazione pubblica per la quale è prevista la sottoscrizione, vi ricordo per esempio che la domanda di concorso o una domanda di gara presentata senza la sottoscrizione non è sanabile. Quindi non si fa la famosa sanatoria mediante regolarizzazione, viene proprio esclusa tout court. Quindi se io infilo un documento non sottoscritto
in una busta cartacea e vado alle poste a mandare la raccomandata, non estendo il valore legale della busta al documento allegato, il quale rimarrà sempre un documento non sottoscritto. Del pari, se io allego ad una PEC con pieno valore legale un documento non sottoscritto, non c'è una transumanza per cui ci viene fatta la traslazione tra il valore legale della trasmissione col valore legale del documento. Il documento continuerà a restare non sottoscritto. Lo daremo per pervenuto, ma non muta la natura giuridica di documento, detto in giuridichese, imperfetto. Quindi il fatto di utilizzare la PEC non fa estendere i superpoteri, vuol dire semplicemente che io ho garanzie che qualche cosa è pervenuto, ma non sulla forma intrinseca ed estrinseca di quel documento. Se è documento sottoscritto, resta sottoscritto. Se è documento non sottoscritto, resterà documento non sottoscritto. Banalmente potrei anche legare un file di Word o un foglio Excel. Non si estende il concetto di trasmissione con valore legale al concetto di sottoscrizione degli allegati. Quindi scusami Gianni, colgo l'occasione perché c'è una domanda immediatamente collegata. Quindi in questo caso chiedono, si può anche non protocollare? Allora, dipende da che cosa si riceve. Le eccezioni sulla protocollazione vanno messe nel manuale di gestione. Nel caso invece che vi ho appena fatto, cioè di una domanda di concorso pervenuta priva di firma, questa va protocollata. Anzi, guardate che il sistema di protocollo deve garantire che qualcosa è pervenuto così come è pervenuto. Del resto, se il responsabile dell'ufficio concorsi deve procedere con un provvedimento di esclusione dal concorso, deve scrivere: visto che è pervenuta la domanda di concorso di Maria Rossi Giovanni Bianchi, numero prodotto del priva di sottoscrizione. Anzi, il protocollista deve scrivere: domanda pervenuta priva di sottoscrizione. Lo prevedono quasi tutti i manuali di gestione. E poi, Alessandra, perdonami se faccio una battuta, però probabilmente se la ricorderanno di più di tutte le attività che abbiamo previsto finora. Dovete farvi i procedimenti vostri. Se il protocollista decide di non protocollare, sta facendo le funzioni di responsabile del procedimento dei concorsi. Fatevi i procedimenti vostri, protocollate quello che è pervenuto. È senza firma? È privo del problema legale? Voi non dovete, a protocollo, occuparvi se un documento è autentico, se ha valore, dovete preoccuparvi soltanto del fatto che sia leggibile. Del resto, lo spedite al responsabile del procedimento come smistamento all'interno di una war, ma chi è deputato a decidere se l'istanza vada meno accolta è il responsabile del procedimento. Del resto, quando arriverà alla commissione fatta la parte istruttoria, potrebbero anche decidere che, siccome nessuno ha mandato la domanda sottoscritta perché il bando era lacunoso o prevedeva dei problemi, potrebbe anche essere, per assurdo, ragioniamo, che la commissione dica: visto che sono venute solo due domande, le accettiamo anche se non sono sottoscritte. È successo in un caso che ha avuto degli strascichi molto importanti, perché comunque a rigore un'istanza priva di firma non è idonea a dispiegare, come dice la pronuncia del TARS, se non ricordo male, gli effetti giuridici ai quali è preordinata. Quindi fatevi i procedimenti vostri. Comunque consigli di scriverlo da qualche parte, ad esempio in nota, Il nel caso in manuale di cui non sia gestione, firmato. manuale di Quindi gestione diciamo nostro, nel manuale di il gestione. dovere del protocollista può essere quello di aggiungere in nota, Sì, per esempio, nel manuale di questo gestione nostro, quello dell'università, elemento. di Procedamus, c'è scritto proprio: il protocollista aggiunge pervenuto priva di firma, oppure
Nel caso, una volta le istanze si facevano via fax, e tra l'altro ho trovato anche gustoso il pesce d'aprile. Ecco, Gianni Bassini ci manda il link alle regole sul fax. Ecco, è divertente vedere che all'epoca si scriveva anche: è pervenuto ora privo di firma, verrà perfezionato più avanti. Una volta si faceva così, Si faceva l'anticipo via fax di un documento che stava per perfezionarsi in attesa dell'originale sottoscritto. Guardate, il genio italico arriva a fare anche queste cose. A livello giuridico è una stortura clamorosa. Io non protocollo in partenza documenti imperfetti, ma in arrivo sì, posso farli senza problemi, anzi, devo farlo. Grazie Gianni, io continuerei perché ovviamente sono scatenate una serie di domande su questo argomento, se la firma va bene anche con quell'autografa, se va bene, insomma tutta una serie. Vorrei però vedere un attimo se Chiara è riuscita a connettersi, quindi prego Chiara di collegarsi, poi magari riprendiamo dopo se abbiamo tempo Io Gianni, sono a vostra perché questo disposizione, è un resto qui. argomento estremamente interessante. Grazie. Chiara, ti prego di collegarti, così continuiamo. Questo è sempre il segno, Gianni, che appena tocchi questi argomenti di questo tipo si nota appunto l'interesse e un po' anche la confusione generalizzata. Chiara, ci sei? Altrimenti continuiamo, leggo, se l'istanza arriva solo con la PEC è valida, è un'affermazione, immagino. Allora, Chiara di nuovo non c'è, mi spiace molto, noi abbiamo fatto le prove, evidentemente c'è qualcosa che non va ora nel collegamento. Continuo Gianni, scusami se ti richiamo. Spesso viene usato il test PEC come documento. Ha validità? Questa è un'altra cosa che si ripete, un'altra domanda che si ripete spesso nel tempo e Sì, quindi credo che possa anche essere in questo utile caso non per abbiamo una tutti. risposta universale su questo. Dipende dal contenuto. Per esempio, se via PEC viene inviato un avviso di convocazione all'interno del messaggio, quindi se io utilizzo la posta elettronica per veicolare un contenuto giuridico, certo che ha valore. E ricordatevi che in generale la posta elettronica certificata può avere questa funzione, ma deve essere disciplinata. In altre parole, io posso anche rivolgere qualche domanda via PEC, ma se a un'amministrazione pubblica, ma se sto rivolgendo questa un'istanza all'interno di un procedimento amministrativo, che come sapete è tipizzato, cioè ha delle regole basate sulla tipicità dell'azione amministrativa, incardinate per esempio nella trasmissione di un documento sottoscritto o un atto notorio o un curriculum, banalmente. Queste cose devono essere veicolate sotto forma di documenti, non tanto sotto forma di contenuti aggrappate a una PEC. Certo, posso anche avere la possibilità di protocollare un semplice messaggio di PEC, cioè con un contenuto giuridico, ma sono casi che vanno appunto disciplinati nel vostro manuale di gestione. Grazie, credo che siano risposte completamente esaurienti, quindi che richiedo anche a chi ha posto le domande di darci un riscontro e anche se continuano ad arrivare domande sulle domande e sulle risposte, Sì, c'è anche ovviamente una collega, vedo che domanda. Chiara Prego. ancora ha detto una. No, Sì, dicevo, dimmi, vai, vai. scorrendo banalmente le domande, c'è un collega che scrive: la PEC può essere ripetuta più volte inviando lo stesso documento allo stesso mittente? È come mandare una lettera 10 volte. Da noi arrivava tantissime volte a protocollo.
quella indirizzata al rettore, all'assessore, al sindaco, al prefetto, con una pluralità di destinatari. Si utilizza il secondo esemplare. Diverso invece è il caso in cui gli allegati vengono scompattati, cioè quando una PEC, e succedeva in modo particolare all'inizio, doveva trasmettere degli allegati corposi. Allora si frazionava. La regola dice: ad ogni messaggio di PEC corrisponde un protocollo. Sì, ma con le eccezioni. Se trasmetto a pezzi, a blocchi, lo stesso documento, posso tranquillamente utilizzare un'unica registrazione di protocollo. La cosa importante riguardo, per esempio, delegare, c'è stato un filone di indagine qualche anno fa che prevedeva addirittura la crittografia delle PEC, quindi con la chiave privata in mano al responsabile unico del procedimento, al RUP, una volta aperte le offerte. Ecco, questo è stato superato, devo dire, brillantemente dai sistemi di procurement, di interoperabilità, di portali. Quindi, come vi dicevo all'inizio, la posta elettronica certificata varrà sempre verrà sempre utilizzata di meno come strumento di comunicazione. Invece c'era anche non so se Chiara è arrivata, ma c'era una domanda sulle cartelle Sì, cliniche sono da qui. te. Sì, Bene, bene, allora lascio la parola a te, sono qui. Chiara. Lavoro. Grazie mille, Dai, scusate. Sì, riproviamo, sì. Chiara. Grazie ancora, Gianni. A dopo. Ho avuto un problema di connessione, scusate a tutti. Allora, stavo dicendo prima che sì, le due premesse che volevo fare sono queste. Primo, che la nostra casella di posta elettronica certificata è integrata nel sistema di gestione documentale, per cui magari per alcuni di voi la situazione può essere diversa, siete in tantissimi, quindi non tutti gli enti hanno le stesse personalizzazioni, gli stessi sistemi di lavoro, quindi può esserci che qualcuno ha la posta integrata, perfetto, non ha la posta integrata nel sistema di gestione documentale, ma ce l'ha separata. Allora, le casistiche, le problematiche, forse anche le soluzioni sono più o meno le stesse, però ovviamente la registrazione può diventare più macchinosa. Seconda premessa molto importante, che mentre le casistiche sono le stesse, le soluzioni che noi abbiamo adottato possono essere diverse, personalizzate su UAV, sul mio ente. Perché? Perché anzitutto perché il nostro sistema di gestione documentale ha certe funzioni e non sono noi sistemi tutti uguali, quindi qualcun altro può non avere le stesse funzioni che ha il nostro. In secondo luogo, perché noi sempre durante le registrazioni di protocollo ci confrontiamo con i colleghi. Quindi le soluzioni che troviamo sono soluzioni personalizzate perché ci siamo rapportati comunque anche con i nostri, tra virgolette, stakeholders, i nostri utenti che sono i colleghi per il protocollo e ci siamo un po' accordati anche magari sul tipo di registrazione da effettuare. Ho cercato di dividere le casistiche, le problematiche in tre filoni, tre grandi filoni. Il primo, quello dei problemi relativi alla descrizione dell'oggetto di una registrazione di protocollo, che non sempre è così agile come si può pensare, e quello anche dell'attribuzione della responsabilità amministrativa di una PEC. Poi c'è una grande casistica che riguarda i problemi creati proprio dai mittenti, che, come dico sempre, sono sempre molto creativi. E una terza casistica sono delle PEC, che non è che creino proprio dei problemi, ma sono PEC piuttosto numerose, che ci troviamo a gestire per quanto di conseguenza alle nuove disposizioni delle linee guida AGID, in particolare per gli allegati 2 sui formati e il 6 sulle comunicazioni tra AO. Poi vi farò naturalmente capire di cosa parlo. Passiamo subito al primo filone, alla prima parte del primo filone. Allora, se un singolo, okay, manda una PEC al vostro ente, perché può essere che viene mandata anche attraverso un sistema di gestione documentale di un altro ente, no? In questo caso vi faccio l'esempio di un singolo. Arriva al sistema di gestione documentale dell'ente l'oggetto. Qual è l'oggetto che ci arriva? L'oggetto è quello che il mittente ha inserito nella propria mail. La
La posta elettronica certificata non è altro che una casella di posta. Uno entra, si loga, entra, scrive un testo un oggetto della mail, scrive poi un testo e allega magari dei documenti. Quell'oggetto che lui scrive come proprio oggetto della mail, della PEC, è quello che a noi arriva nei sistemi di gestione documentale. Vi faccio un esempio di quello che c'è sotto. Posta certificata, notifica avvenuta registrazione protocollo numero 1951 del 29 giugno 2018, trattino, posta certificata, conferma ricezione notifica avvenuta, ancora, posta certificata, residenza universitaria, c'era il nome della residenza, di poi qui era proprietà dell'Università IUR di Venezia, ovviamente l'oggetto era troppo lungo, è stato troncato. Questo è proprio quello che ci arriva come oggetto di una PEC e chiaramente è il frutto di un rispondi o di un inoltra che il mittente ha fatto di una propria PEC. Quindi quando ci arriva questo oggetto qua, è ovvio che per noi che ci troviamo a dover gestire la PEC, è difficile capire qual è il vero oggetto che dobbiamo descrivere. Altro esempio, l'oggetto della PEC è troppo generico, senza alcuna indicazione utile e rende difficile anche poi in futuro la ricerca e la fruibilità del documento. Se vi arriva una PEC con scritto, come in questo caso che arrivava dall'INAIL, trasmissione atti INAIL con posta elettronica certificata. Beh, se io mantengo questo oggetto della registrazione di protocollo, è ovvio che non mi dice niente. È un oggetto che non è assolutamente parlante e se mantengo questo oggetto qui avrò anche dei problemi poi in futuro per trovare il documento. Quindi la descrizione che io faccio dell'oggetto come protocollista, diciamo, che faccio dell'oggetto è importantissima perché mi dà poi gli elementi anche per poter cercare in futuro nel sistema di gestione documentale un documento registrato. Quindi, alla domanda, possiamo davvero fidarci dell'oggetto che viene descritto dal mittente della PEC? La risposta è assolutamente no, e questa risposta non è tra quelle personalizzate che vi dicevo prima, ok? Chi protocolla, il protocollista, non può fidarsi semplicemente dell'oggetto che è descritto nella PEC, ma deve leggersi il testo della PEC, aprire i documenti allegati, ricavare dalla lettura un oggetto il più possibile che sia, il più possibile chiaro, pulito, parlante. Ok? Per queste indicazioni, vi consiglio di leggervi, di vedere, di fare riferimento alle raccomandazioni del progetto Aurora, un progetto nato, non so se sbaglio, nel 2009 da un tavolo nazionale tra vari enti che ha seguito Gianni Penzo Doria, che trovate nel sito di Procedamus disponibile e che sarà nel 2023 oggetto di revisione per adeguarlo appunto alle nuove tipologie anche che ci troviamo documentari di PEC eccetera che ci troviamo da gestire. Quindi chi protocolla non può assolutamente attenersi al mero oggetto della PEC che arriva. Se avete fatto caso prima, negli esempi che vi ho riportato, c'è sempre la ripetizione posta certificata, posta certificata, posta certificata. Ecco, vi riporto un po' l'oggetto magari. Questo perché? Perché quando noi abbiamo attivato la posta certificata, le registrazioni di protocollo che facevamo allora erano delle registrazioni, le prime registrazioni che facevamo e ci rapportavamo ovviamente, quindi mi riprendo le premesse, ci rapportavamo con i colleghi che non sapendo che cos'era una posta certificata, non avendola mai trattata, quando gli arrivava la notifica di protocollo, preferivano che già nella notifica ci fosse, già nell'oggetto, quindi ci fosse la scritta posta certificata, così loro sapevano già che era una posta certificata, andavano a vedersela subito, ok? Quindi abbiamo mantenuto nell'oggetto l'espressione posta certificata. In realtà,
In realtà, personalmente credo che sia una ridondanza inutile. L'utente che utilizza il sistema di gestione documentale deve saperlo utilizzare e deve capire dai metadati della registrazione che c'è scritto inviato a mezzo PEC. Quindi è inutile che io lo rimetta nell'oggetto. So che molti lo fanno, noi anche, quindi ovviamente l'abbiamo, per il momento l'abbiamo mantenuto, ma le mie intenzioni sono quelle di toglierlo. Diciamo, altra parte del primo filone sono i problemi, le casistiche di attribuzione della responsabilità di una PEC. Allora, sappiamo tutti che la 241 del 90, articolo 4,1, stabilisce che dobbiamo attribuire un responsabile del procedimento amministrativo. Nei documenti viene indicato chi è la UOR, l'unità organizzativa, oppure la persona proprio responsabile del procedimento. Spesso però ci troviamo di fronte a delle PEC che arrivano che, nonostante accurate indagini all'interno della PEC, in tutti i file che sono allegati, una ricerca tramite PEC inviata, indirizzo di PEC del destinatario, insomma, non si riesce a capire quale dei nostri servizi l'ha inviata, quindi non si riesce ad attribuire l'RPA del documento, okay? Per RPA intendo responsabile del procedimento amministrativo. Ad esempio, ce ne arrivano diverse con scritto Undelivered Mail Return to Sender. Ok, in questa PEC, se la apriamo, all'interno c'è un testo in TXT, ma non c'è indicato niente, quindi non riusciamo a capire a chi va attribuita. Altro esempio che forse vi può essere magari più comprensibile è questa: richiesta, consultazione e documentazione sulla ex base militare di Forte Marghera a Venezia, PEC, abbiamo aggiunto noi poi, PEC inviata per conoscenza, soltanto per conoscenza a UAV. Cosa è successo? Questo ci abbiamo messo almeno un giorno a capire cosa era successo. Quindi una nostra docente aveva fatto una richiesta di consultazione, mi pare di ricordare, al Comune di Venezia, una richiesta di consultazione sulla ex documentazione dell'ex base militare di Forte Marghera. Il Comune giustamente ha risposto allo UAV, essendo la professoressa UAV, ha risposto tramite PEC. Peccato che noi non avessimo nessun riferimento precedente, nessun riferimento amministrativo, nessuna indicazione per poter attribuire questa PEC a qualcuno. Quindi, cosa abbiamo fatto? Come si procede quando dalla PEC non si riesce a capire a chi dobbiamo attribuirne la responsabilità in fase di protocollazione? Allora, l'articolo, come diceva anche prima Gianni, l'articolo 53 del TUDA, il DPR 445 del 2000, stabilisce che sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e spediti dall'amministrazione e tutti i documenti informatici. In realtà però non è che li protocolliamo tutti, no? Come diceva prima Gianni, le amministrazioni intelligenti non protocollano proprio tutto ed è quello infatti che facciamo noi. In questi casi in cui ci risulta impossibile proprio attribuire la responsabilità di una PEC, che cosa facciamo? Manteniamo comunque il documento all'interno del sistema di gestione documentale. Non gli diamo un numero di protocollo, ecco le personalizzazioni di cui vi dicevo. Il nostro sistema ci permette di fare dei documenti, registrarli come non protocollati o di farli rimanere come bozze, ok? L'RPA rimane a me, cioè io mi attribuisco la responsabilità di quel documento come responsabile del servizio archivio Ateneo. Fascicoliamo questi documenti perché? Perché può succedere che comunque tra una settimana qualcuno mi chiama e mi chiede: avete per caso, abbiamo mandato una PEC a, non lo so, Comune di Venezia, avete per caso ricevuto una PEC di ripudio, di segnalazione? Allora noi, a seconda dei giorni, possiamo andare in cerca di queste PEC che abbiamo registrato, che abbiamo comunque non registrato ma fascicolato e gestito, e cerchiamo di capire se magari può riguardare quel collega. Quindi sempre in ogni caso cerchiamo di anche agevolare i colleghi. Passo adesso, dopo questi primi esempi, ai problemi, al secondo filone, i problemi creati dai mittenti. Questi sono più divertenti. Primo caso,
Un architetto di uno studio professionale trasmette tramite la PEC, la casella PEC di posta elettronica certificata dello studio, trasmette una sua richiesta personale. Ad esempio, può essere che ci chiede la data di abilitazione professionale, quando ha fatto l'esame di Stato, perché non se lo ricorda. Noi gestiamo anche gli esami di abilitazione nazionali, quindi abbiamo tutti questi dati. Allora, lui ce la manda però, Mario Rossi ce la manda tramite la PEC, la casella di PEC di ABC Architects, mettiamo, mi sto inventando. Qual è la soluzione? La soluzione è quella che abbiamo adottato noi. Registriamo la PEC, quindi la protocolliamo. Inseriamo come mittente non lo studio, ma il singolo che presenta l'istanza, quindi Mario Rossi, lo registriamo. Ma all'interno dei dati anagrafici di Mario Rossi non inseriamo l'indirizzo PEC dello studio, lo mettiamo piuttosto in nota nella registrazione di protocollo. Venirà fuori la registrazione con scritto PEC inviata da indirizzo abcarchitects@pec.it. Perché non l'inseriamo nell'anagrafica della PEC dello studio, nell'anagrafica del singolo? Prima di tutto perché non è la sua PEC personale. In secondo luogo, perché il collega che si occuperà di rispondere alla richiesta dell'architetto, in questo loro, se rispondessero alla PEC dello studio, tutti gli appartenenti allo studio, accedendo alla casella PEC dello studio, possono venire a conoscenza delle informazioni che contengono magari anche dei dati, non dico riservati, ma personali, che riguardano il singolo. Perciò evitiamo di inserirla nell'anagrafica del singolo mittente, per questo anche per problemi anche legati appunto alla privacy. Secondo caso, questo è bellissimo, caso di genitori che mandano per i figli delle richieste di rimborso tasse, di rinuncia agli studi, noi siamo un ateneo, quindi abbiamo diversa documentazione, gestiamo diversa documentazione che riguarda gli studenti, perciò in questo caso il genitore nel testo della PEC dice: io, Cabbia Chiara, invio per mia figlia Mario Rossi, appunto, la richiesta di rimborso tasse. Come prima, facciamo come il caso di prima, facciamo una registrazione in cui il mittente è il ragazzo, lo studente. In nota alla registrazione indichiamo anche la PEC del genitore, ma non inseriamo la PEC del terzo nell'anagrafica del singolo. Caso più grave è quello che si presenta quando io, ad esempio, Cabbia Chiara, mando per un mio amico, mettiamo, non so, sempre questo Mario Rossi, scrivo: io, Cabbia Chiara, invio per Mario Rossi domanda di partecipazione alla selezione per ricercatore, eccetera, eccetera, e invio tutta la documentazione di Mario Rossi. Ancora di più in questo caso, non inseriamo la PEC del terzo nell'anagrafica del singolo. Perché? Perché vi potete immaginare che se questa persona, se l'ufficio del personale risponde a questa persona dicendo che è stato escluso, magari gli manda un decreto di esclusione dalla selezione, è ovvio che arriva nella casella PEC del terzo e non del singolo. Ci sono sempre dei problemi di privacy da considerare. Noi, questa è la soluzione che abbiamo trovato noi. Cioè, l'ufficio competente poi avrà i suoi modi per comunicare col singolo. Magari gli manda una raccomandata, magari lo sente e gli chiede se per caso ha una PEC personale. Nelle selezioni pubbliche si fa sempre riferimento al bando, no? Come lex specialis. Se il bando prevede l'invio della domanda di partecipazione da una PEC nominale, come succede nei nostri, qualche volta bandi scrivono che la PEC deve essere inviata tramite PEC nominale. Quando arrivano questi casi qua, noi non scriviamo nell'oggetto, o comunque in modo, diciamo così, evidente che la PEC non è nominale.
Comunichiamo con l'ufficio e diciamo: guardate, il soggetto ha mandato una PEC, lo vedete in nota, la PEC presumibilmente non era sua, poi sta alla commissione, decidere se ammetterlo o meno e fare le opportune verifiche, non a noi del protocollo, cioè bisogna un po' limitare le competenze. Noi l'abbiamo segnalato, poi sarà la competenza dell'ufficio che si occupa della selezione di decidere come comportarsi con il candidato. Altro caso, ecco, questo forse un po' più allegro. Questo, ecco, quando, per esempio, qualche anno fa avevamo dei concorsi per ricercatore in cui il soggetto doveva, la PEC avendo un limite di peso per gli allegati, e il soggetto doveva mandare una PEC con 15-20 pubblicazioni. Ovvio che non riusciva a mandarla con una PEC, un invio soltanto, quindi faceva più invii spezzettati. Ogni PEC conteneva tot allegati. Vi lascio pensare se per un concorso facevano domanda 300-400 persone, per esempio, e tutti mandavano 2, 3, 4, 5 PEC, cosa ci trovavamo a gestire? Allora, noi come facevamo in questo caso? Le registravamo tutte una per una. E per ogni una mettevamo invio numero 1, invio numero 2, invio numero 3, invio numero 4, perché non possiamo decidere intanto dove avremmo dovuto controllare tutti gli allegati di tutte le PEC, controllare se per caso qualcuno era doppio o no, perdevamo un sacco di tempo. Le protocollavamo una per una, dopodiché l'ufficio competente si occuperà di valutare e di magari raccogliere per la commissione gli allegati pervenuti. Successo anche che siamo arrivati a 15 invii, con il sedicesimo invio con scritto: avete ricevuto gli invii precedenti? Ecco, quindi le casistiche sono, vi ho detto per questo che è divertente. In questo caso facciamo così. Altro caso, questo più particolare. È il caso di documentazione inviataci per personale in quiescenza, oppure che per qualche motivo non è più da noi. Succede che ci mandano il Comune di Venezia, per esempio, ci ha mandato più volte per uno dei nostri docenti delle segnalazioni, delle multe, delle sanzioni per violazione del codice della strada. Oppure ci mandano l'Agenzia delle Entrate ci manda la segnalazione che un certo docente non ha pagato qualcosa, ma ormai è in quiescenza, non tocca più a noi. Quindi noi in questi casi qua cosa facciamo? Comunque registriamo la PEC in questo caso, perché insomma ci sono diritti soggettivi, di interessi legittimi di terzi. La protocolliamo. La protocolliamo, io rimango come responsabile del procedimento amministrativo, la fascicoliamo sempre nel famoso fascicolo di prima di PEC, diciamo così, anomale, e scarichiamo gli allegati, li inviamo a mezzo email normale al soggetto interessato, al professore, alla persona interessata, appunto. E gli chiediamo cortesemente di comunicare al mittente il loro domicilio digitale, che non è appunto quello istituzionale dell'Ateneo. Ecco, altro caso di problemi creati dai mittenti o dagli utilizzatori della PEC è quello delle PEC multiple, tutte uguali. Vi sarà capitato, immagino, di ricevere PEC dallo stesso mittente con gli stessi allegati, tutti uguali, ricevuta magari 2 o 3 volte per insicurezza del mittente, cioè il mittente dice: ma va, l'ho mandata una volta, la mando altre 2 o 3 volte per essere sicuro di averla mandata, perché le ricevute evidentemente non le guarda. Allora, qui in questo caso, quando sono poche, magari 2 o 3, le controlliamo, controlliamo gli allegati, vediamo che siano tutti uguali. Se sono tutti uguali, registriamo la prima, la mettiamo all'RPA, al responsabile del procedimento competente, e le altre lasciamo come non protocollate o come bozze, però sempre in RPA,
al responsabile del servizio, perché è inutile dare un numero più un numero di protocollo per lo stesso documento pervenuto. Anche in questo caso facciamo una scelta, registriamo la prima, le altre le lasciamo in bozza. Poi ci sono una serie di casistiche di PEC che sono pervenute negli ultimi, diciamo, nell'ultimo anno, due, legati alle disposizioni delle linee guida. Linee guida, ad esempio, per i formati, che cosa stabiliscono? Che, pagine 27 e 28 delle linee guida, i formati da utilizzare nell'ambito delle presenti linee guida sono quelli previsti dall'allegato 2. È possibile utilizzare formati diversi, dicono le linee guida, no? Ma effettuando una valutazione di interoperabilità. Noi come ente, come Ateneo, stiamo cercando di fornire agli utenti, a chi di noi è dipendente, utilizza documenti digitali, di poterli formare soltanto con le caratteristiche previste dalle linee guida. Quindi, se qualcuno produce un documento in Word, lo può salvare solo in formato strict, che è il formato ammesso dalle linee guida. Oppure lo facciamo salvare in PDF A, ok? Excel strict, lo stesso. Ci stiamo adeguando, come immagino tutti gli enti stiano facendo. Ma nelle more di questo adeguamento arrivano PEC di rifiuto da parte di enti che invece si sono già adeguati. Ad esempio, posta certificata chiede di ritrasmettere il messaggio unito alla presente con allegati file non compressi e nei soli formati indicati nel sito internet della Regione del Veneto, e ti mette anche il link. Nel testo di questa PEC troviamo questa dicitura. Per permetterne la regolare protocollazione e conservazione a norma, si chiede di ritrasmettere il messaggio unito alla presente con allegati file non compressi, chiarimenti, numeri sottoindicati, eccetera, eccetera. Sotto, vedete, c'è scritto: non è ammesso il formato .doc in quanto modificabile, e l'oggetto riportano l'oggetto della nostra PEC che avevamo inviato. Quindi, cosa facciamo in questi casi? In questi casi noi la PEC la registriamo perché vuol dire che c'è una segnalazione, diciamo, forte da parte dell'ente. Il responsabile del procedimento è il responsabile del servizio che ha inviato la PEC con formati non corretti. Manteniamo la stessa classificazione nella registrazione del protocollo in partenza. Che cosa accade in questo caso qua? Spesso chiamiamo il collega e gli diciamo: guarda, hai mandato una PEC alla Regione del Veneto in formato .doc, loro non la ricevono, vedi di in qualche modo correggere, no? Spesso poi cosa fanno? Bypassano la PEC e la mandano via mail, purtroppo. Altro caso, problemi legati al file di segnatura. Evidentemente non siamo ancora come UAV, non siamo perfettamente adeguati alle disposizioni delle linee guida. In queste PEC che arrivano con oggetto tutte, stesso oggetto, ricevuta eccezione, se entriamo, bisogna fare una ricerca un po' più approfondita perché non basta entrare nel testo, bisogna proprio entrare nel file XML ed essere anche un po' abili nella lettura di un file XML. Come vedete, nel file XML compare il numero di protocollo nostro, che è il 52268. Questo ci aiuta a capire chi ha inviato la PEC, quindi ci aiuta a trovare la persona responsabile del procedimento. La motivazione è irricevibile, impossibile, irricevibile, impossibile elaborare il file signatura XML, i file della signatura non corrispondono a quelli inviati nella mail. Ora, questo mi è costato l'apertura di un ticket al mio gestore a chi mi fornisce il sistema di gestione documentale, perché gli ho chiesto: scusate, ma il file di signatura è corretto o no? È adatto alle linee guida? È vero che loro non l'hanno ricevuto? Mi è stato risposto: no, loro lo ricevono, è tutto a posto, non ti preoccupare. Benissimo. In questi casi noi cosa facciamo? Procediamo comunque alla registrazione della PEC,
il responsabile del procedimento è la persona che ha inviato quel 58268 e al documento rimane la stessa classificazione del protocollo in partenza. Altro esempio, questo, vedete, questo qui, un altro esempio uguale, scritto sempre ricevuta eccezione nell'oggetto, il file signatura.xsd non rispetta il formato descritto in signatura.dtd. Il documento, qui però mi avvisano, il documento è stato ricevuto dall'amministrazione destinataria, pertanto non occorre effettuare altre rispedizioni. Perfetto, in questo caso almeno mi hanno risparmiato l'apertura del ticket al mio fornitore. Cosa facciamo? Questo è un caso uguale a quello di prima, no? Quindi registro la PEC, l'RPA è il servizio che ha inviato la PEC, stessa classificazione del protocollo in partenza. Ecco, Chiara, scusami, un altro sente tipo benissimo, di ma problema siccome siamo un po' in è quello ritardo, legato. ti pregherei di finire tranquillamente, ma di avere anche perché deve concludere anche Luigi. Ok? Benissimo. Grazie. Sì, guarda. Vai, va bene. Certo, 2 secondi. 2 secondi finisco, grazie. Quindi, altro problema, quello del sigillo elettronico qualificato, che come sapete deve essere abbinato, messo, posto alla signatura in XML. Anche qui abbiamo i soliti problemi di riconoscimento di certificati di firma. Ultimamente ne arrivano un po' meno, comunque le protocolliamo, le attribuiamo al servizio che ha inviato la PEC in partenza, anche in questo caso. Sono proprio le conclusioni, quindi gli elementi necessari, ecco, per gli strumenti che dovete sempre utilizzare per risolvere qualunque tipo di problema si ponga, sia con le PEC, ma anche per altre problematiche che trovate nelle registrazioni di protocollo, sono sempre tre, sono sempre gli stessi. Primo, conoscere, studiare, rispettare la normativa vigente ed essere sempre aggiornati alle nuove disposizioni normative. Secondo, tenere a mente e ben presenti i principi archivistici che stanno alla base del nostro lavoro. Bisogna saperli, certo, in ogni caso, adattare al caso concreto, ma rimanere sempre aperti comunque alle innovazioni e alle nuove tecnologie. Ultimo elemento, una grande, enorme do dose di buonsenso, che è quello che poi dovrebbe guidare tutte le operazioni. Ecco, io ho finito, Grazie, Alessandra. grazie tante. Chiamo subito, l'argomento si presterebbe a tante domande, tante risposte, tante interazioni. Chiamo subito Luigi Avena di Agid per il suo intervento iniziale. Mi scuso ancora se stiamo con i partecipanti, se stiamo sforando, ma purtroppo possono capitare i problemi di connessione. Quindi Luigi. Vabbè, io farei una sintesi dell'intervento perché una serie di questioni sono uscite fuori, diciamo questa era la volontà del mio intervento, una serie di questioni sono uscite fuori attraverso gli interventi dei relatori, ovvero il ruolo di Agid e quindi il fatto che fa normativa ai sensi del, diciamo nel nostro contesto, ai sensi, emana linee guida ai sensi dell'articolo 71 del CAD. Il discorso che le linee guida sulla gestione documentale in qualche modo hanno provato a semplificare tutto il contesto normativo, infatti diciamo, vengono con l'emanazione delle linee guida, l'entrata in vigore che è stata il 1º gennaio di quest'anno, vengono meno tutta una serie di decreti e di circolari. Quindi si mette mano diciamo, a tutta la normativa, tenendo in considerazione il fatto che diciamo, viene raccordata con quello che il CAD e con quello che dice il TU del 445, e poi in funzione anche di alcuni aspetti che riguardano anche gli aspetti europei che sono in evoluzione. Come è stato accennato prima, la normativa cambia. Il punto fondamentale, diciamo, è la gestione documentale. Come diceva la collega poco fa nel suo punto 2, perché la PEC? Perché la PEC, in qualche modo, è il canale d'ingresso, delle comunicazioni tra vari soggetti. Ha citato anche l'allegato 6. L'allegato 6 parla di interoperabilità.
e quindi del fatto che in un futuro le amministrazioni parleranno direttamente, i sistemi di gestione documentale consentiranno direttamente di diciamo, visualizzare i documenti, poter capire il numero di protocollo e tutte le informazioni ad esse associate. Sicuramente la PEC resterà come canale di comunicazione, a meno che le amministrazioni non inseriscano dei servizi apposta, resterà come canale di comunicazione tra i soggetti privati e l'amministrazione. Quindi, ripeto, è fondamentale capire il contesto delle linee guida che vogliono, diciamo, dare vogliono essere un riferimento rispetto a quello che è tutta la gestione documentale. Come abbiamo appena visto, parte anche diciamo, proprio dall'arrivo dei documenti nell'amministrazione. E basta, quindi questo è il fatto che le linee guida comunque sono una nuova fonte normativa che diciamo sono assoggettabili a seconda del contesto, a seconda della tipologia, sono assoggettabili anche diciamo, a provvedimenti emanati da autorità. Quindi ho riassunto in breve quello che doveva essere il mio intervento. Quindi, scusate, non ho nemmeno scorso le slide, ma alla fine, diciamo, questo è il succo. Va bene, sì, grazie anche a te, grazie Luigi e grazie Gianni, purtroppo siamo veramente di corsa, grazie, grazie Chiara per essere intervenuti, purtroppo possiamo solo a questo punto salutare e chiudere e speriamo di riuscire a dare qualche altra risposta alle numerosissime domande, molto interessanti peraltro e credo molto utili a tutti quanti che sono arrivate. D'altra parte anche con gli interventi molto chiari e specifici, credo che siate riusciti a dare risposta a molte delle domande che si sono susseguite. Vi ringrazio ancora, ringrazio tutti i partecipanti e al prossimo webinar. Arrivederci. Arrivederci, grazie. Arrivederci a tutti. Ciao.